nessun vascello c'è che come un libro possa portarci in contrade lontane, né corriere che superi la pagina di una poesia al galoppo. Questo viaggio può farlo anche il più povero, senza pagare nulla, tant'è frugale il carro che trasporta l'anima umana. Questa è una poesia di Emily Dickinson, con la quale io vi do il benvenuto, vi saluto, alcuni di voi già mi conoscono, altri un po' meno, e allora mi presento, sono Angelo, Angelo D'Andrea, e mi occupo, diciamo così, di educazione alla lettura, biblioterapia, e oggi sono qui, vedete, sono con il nostro amico scrittore Emilio Salgari, e vi ho appena letto una poesia dove c'è l'idea che un libro sia un vascello che è una nave che è capace di trasportare a costo zero, senza pagare nulla, come dice la stessa poetessa, in contrade lontane, le più lontane, verso luoghi di sogno. E che cosa ha fatto, secondo voi, Emilio Salgari con la sua scrittura, con la sua letteratura? Ha fatto proprio questo. E noi non siamo qui solo io e il caro amico Emilio, mi permetto di considerarlo un amico, sono un suo affezionato lettore, sono qui anche con Daniele. Daniele è il bibliotecario responsabile della biblioteca civica qui di Verona, e è importante la sua presenza perché questa statua ovviamente dà il benvenuto a tutti i lettori e non lettori, a tutti coloro che vogliono entrare in questo spazio, direi magico, invitante, accogliente, della biblioteca. La biblioteca è soprattutto uno spazio di accoglienza, uno spazio del benessere. Chi è lettore, chi frequenta le biblioteche, questo lo sa, lo percepisce al di là delle mie parole, sa quanto una biblioteca possa, con il suo silenzio, con il suo raccoglimento e con le tante voci, perché non è soltanto un luogo di silenzio, un luogo di silenzio di tante voci, tutte le voci dei libri, un frequentatore di biblioteche sa che qui in una biblioteca come questa di Verona può trovare veramente un conforto, un benessere, un luogo dove riposare l'anima, l'anima umana, come dice Emily Dickinson nella poesia che abbiamo appena letto. Allora, Daniele, io sono qui con te, grazie per essere disponibile per i nostri amici. Ti vorrei chiedere questo, innanzitutto se ci vuoi parlare un po' di Emilio Salgari e hai qui davanti alla biblioteca, poi se ci vuoi condurre all'interno degli spazi, così appunto ci presenti le varie... Intanto benvenuto a tutti, soprattutto vi aspettiamo, perché è vero, è un vascello, perché in biblioteca si parte sempre per un viaggio, è incredibile, si parte in biblioteca. Cosa succede in biblioteca? In biblioteca si viaggia, anzi, si rimbalza, lo sai che si rimbalza? Sì. Tu entri a un certo punto per una cosa, poi vieni distratto da altre cose. Poi la biblioteca civica che è di Verona, io sono responsabile della biblioteca delle ragazze e dei ragazzi, della biblioteca, è un luogo grandissimo, enorme, pieno di storia, bisogna venirci per vedere le cose, però magari ci infiliamo per dare qualche curiosità, te lo dici? Perfetto, io allora direi di entrare. Emilio ha iniziato a viaggiare, pensate che questo personaggio non ha mai viaggiato sostanzialmente, sì. Si è spacciato per essere un capitano, ovviamente, esatto, che non era, e ha viaggiato partendo da quello che già, infatti qua vedi c'è l'arena, perché scrive sull'arena, ma trovava le informazioni qua, ha inventato Mombra, cioè. Non c'è Mombra, cioè. Sì. Oh, non c'è Mombra, ma noi abbiamo la cartina di Mombra, cioè. Forse lui l'ha vista di qua, cioè abbiamo la cartina di Mombra, cioè, che non c'è, che lui ha inventato e ricreato, e quindi è tutto un imbalzo, tu dici, tra vero e storia. Vedi qua che c'era una chiesa, ma non c'è più. Magia. Però ci abbiamo il campanile. Esatto, e noi entriamo. Il campanile, andiamo. Si rimbalza qua, si rimbalza. Chi si vede? Allora, Daniele, siamo nella biblioteca, stiamo delle ragazze e dei ragazzi. Ovviamente parliamo della biblioteca civica di Verona. Sì. Allora, presentaci un po' questo spazio. Questa è una galleria, però di questo tutto qua ci sono un fiorire di suggerimenti, idee. Sai chi vai dare queste idee? I lettori. Lettori volontari. I lettori volontari hanno selezionato dei libri che gli piacciono.
ma che hanno letto, dei letto, dove appena sono qui dentro grandi suggerimenti, ma queste sono la galleria per chi ci porta in questo momento, perché entrare dentro la biblioteca è entrare in mondi, non solo. Questo forse mi piace, ha detto bene, la scelta, mi senta in tanti modi. Buongiorno. Bene, allora questa è una delle... Questo spazio, che vedi, è un spazio molto grande, e la biblioteca ha tantissimi spazi, la biblioteca ragazzi ha più spazi, questo è dedicato che comincia a leggere altrimenti. Inizia qua, ci sono libri per avventurarsi e cominciare a leggere da soli. Certa emozione. Che poi mi dicevi, Daniele, che avete dei lettori fortissimi che hanno un'età molto giovane, 13-14 sì, anni, sì. E che leggono, sono frequentatori e trovano molto benessere. Ci sono quelli che vanno via con le quantità, no? Hanno bisogno, vengono tantissimi. Però la cosa che c'è simpatica è che a noi almeno ci sono molto simpatici i grandi lettori, ma anche i non lettori. Ci sono bambini o ragazzi che vengono, anche ragazzi grandi, che vengono per tanti motivi in biblioteca, perché come dicevi tu prima, è una biblioteca per tutto lo spazio. Lo spazio è uno spazio di cui sai, la prima regola della biblioteca è che è uno spazio di tutti, è quasi un amore, e possono entrare tutti e tutte. Questa cosa. Quindi l'unica condizione deve aspettare minimamente, perché si legge, ci sono quindi un posto da fare le feste, da saltare, però un posto in cui ci possono veramente entrare tutti. È uno degli unici posti che non ti viene chiesto niente. Né un biglietto, né una... Vedi, c'è solo l'iscrizione come tutte le biblioteche. L'iscrizione è un'iscrizione gratuita che viene fatta e ti dà la possibilità di portarti a casa i libri. Libri, attenzione, lo sai che è una cosa magica qua, perché non si vendono libri, vede solo i libri. Biblioteche si prendono in prestito. Il prestito è un'altra cosa magica che c'è assolutamente, che esiste solo in biblioteca, è rimasto solo in qui. Ti do un libro, se vuoi il libro, bene, questo. E questo qua l'hai in custodia tu. Tu, mio padre, è un grande pirata, è tuo. O finché ce l'hai a casa e poi ce lo porti, quindi è tu un luogo della responsabilità. Me lo prendi, quindi c'è un altro che lo vuole e continua a girare, ecco, i libri che girano, e la cosa incredibile è che anche chi non ha possibilità può utilizzare tutti i libri che vuole. Una biblioteca grande come la nostra ha possibilità di tantissime scelte. In città ci sono altre 12 biblioteche collegate e i libri viaggiano, non occorre spostarsi. Se io abito a Cali Davide, i libri vanno a Cali Davide, se non sono a Cali Davide, da Cili vanno là, oppure da Porto Venezia girano. E in perfetto, questo è bellissimo, perché questo è un servizio che io personalmente uso tantissimo. Ogni volta non c'è bisogno di venire qui in centro, in Civita, anche se devo dire quanto ogni volta che vengo è sempre davvero molto bello, perché è uno spazio davvero accogliente. Questo lo dico al di là di qualsiasi complimento a chi questo spazio lo gestisce. Ma se uno non può venire fin qua, può ordinare qualsiasi libro e farselo arrivare nella biblioteca di quartiere più vicino, cioè a casa propria. E questo per città, per te conto che per la provincia il sistema, chi abita nella provincia, anche le biblioteche, tutti i comuni hanno una biblioteca, i viaggi, se tu abiti a Legnago puoi avere un libro di Malcesine, senza andare a Malcesine, perché girano, questa roba che funziona ha un costo che pagano tutti quanti, le biblioteche sono biblioteche civiche delle città, della cittadinanza, noi bibliotecari siamo solo dei custodi. E la cosa, se tu vedi attorno, qua c'è tanto posto per tutti, ci sono per i penanati, cioè per chi vuole, le mamme, papà, nonni, che cominciano a intuffolare, ci sono libri, ci sono dei libri cartonati, cioè tutti qua, tutta una serie di libri cartonati, che la cosa bellina è che molti di questi hanno anche i denti in sopra. Qualche volta, perché naturalmente, perché il libro è prima di tutto un oggetto, è una cosa che il bambino scopre i buchi, scopre le cose, è un momento di scoperta. Prima di tutto il libro è un oggetto che ti fa compagnia. Da sempre, da subito ti aiuta. Noi quando facciamo le visite diciamo: oh, pronti? Partiamo! Si guida! Oh, è un oggetto. Sì, è un oggetto della fantasia. Non solo la fantasia che contiene, ma anche la fantasia che riesce a stimolare nei
lettori o negli utilizzatori, sì, come sì, oggetto di questo libro. Senti, questi libri si possono anche prendere a morsi, hai detto tu, perché hai i segni di qualche gente, di qualche bambino, però ci sono solo dei libri, solo i piccolini, però ci sono dei libri che non si possono prendere a morsi in questa biblioteca. Hai detto anche prima che è una biblioteca molto grande, questa è solo una delle sale. Certo. Allora magari ci puoi presentare anche altri spazi di questa biblioteca. Io questa è la zona dei libri, la zona di piccoli, ma posso venire anche grandi, cioè nel senso che i piccoli stanno qua, stanno da altre parti, non ci stanno bene, ma naturalmente nella zona piccola ci stanno grandi. Certo. Voglio dire alle mamme e papà, tutte le mamme scoprono a volte, li prendono a leggere, accompagnando i loro bambini e le loro figlie crescono. È bellissimo vedere le mamme e papà che leggono i libri, perché i libri per bambini, per quelli piccolini, ci sono dei libri geniali. Il fatto è, tu lo leggi, lo leggo, e sorridono anche i genitori e cominciano, poche volte che i bambini crescono, anche loro a volte leggono i libri dei figli, perché a volte i libri per i ragazzi sono geniali, sono brevi magari, e permette anche a un genitore che non ha tanto tempo di sorridere e di capire anche il suo figlio meglio. Quindi, forse è il caso, Daniele, di sottolineare questo aspetto del libro che può legare un'attività semplice ma profonda, molto importante, un genitore al proprio figlio, cioè il leggere ad alta voce per il figlio, è una di quelle attività, ne abbiamo anche parlato anche in altri incontri precedenti, ma è una di quelle attività che fanno una buona educazione, dove per buona si intende un'educazione ad ampio raggio, non che tratta di temi per forza buoni, perché alcuni libri per i bambini non sono affatto buoni, ma sono assolutamente educativi. Quindi il leggere del genitore al bambino fissa tutta una serie di emozioni che poi nel tempo il bambino ricorderà. Uno dei ricordi più belli che un bambino, una bambina può avere una volta cresciuto e diventato adulto è quella volta che mia nonna, mio padre, mia madre leggeva. Che non sia il caso di venire a leggere, di creare questo legame anche in uno spazio come questo, e anche ricaricarsi momenti rituali domestici, la lettura serale, il momento, lo spazio, quei 5 minuti, sono momenti magici, che poi i bambini si diventano più e ricordo quello che hai detto tu, magari non si ricordano che li prendono. Qua siamo ancora in biblioteca, ragazzi, prima la sala per i piccoli, in qualche modo in cui ci stanno anche i grandi, ma più piccoli, qualche piccoli non ci stanno, sono libri per tutti i ragazzi e anche di più. Certo, noi se bibliotecari possiamo consigliare, se qualcuno ce lo chiede diamo delle indicazioni, ma la magia che sono i libri. Eccomi qua, vedi che sto girando senza avere un'idea ben precisa di che cosa cerco, di che cosa voglio. In realtà in teoria questa sarebbe, tra virgolette, la biblioteca, lo scaffale sbagliato per me, perché questo è uno scaffale per ragazzi e ragazze. Insomma, io vorrei considerarmi ancora di quell'età, ma di fatto non lo sono, quindi magari i miei gusti di lettura, le mie abitudini di lettura mi porterebbero ad andare di là dove c'è la sala chiostro, dove c'è la narrativa italiana e di tutto il mondo, la narrativa dei vari autori ovviamente tradotti in italiano. Però quello di cui io vi volevo parlare è una cosa che mi succede spesso, mi succede con qualsiasi tipo di narrativa, cioè il fatto che io sento il bisogno di un qualcosa che ha a che fare con la lettura, un qualcosa che ha a che fare con una parola scritta, un messaggio che ha a che fare con una parola scritta. Ho come la sensazione che in un libro io possa trovare quella parola, quel messaggio a me rivolto, come se fosse stato scritto per me. Ovviamente l'autore non l'ha scritto esattamente per me, ma io sento questa spinta, questo bisogno. Non è una questione di essere lettore, di essere educato a essere un lettore fido a un bambino, anzi vi spiego un segreto, io da bambino non volevo leggere. A lungo e per tutta l'adolescenza io non ero affatto un lettore, fino ai 17-18 anni io non ero quello che era definito un forte o un gran lettore. Poi è successo qualcosa, sulla base di un bisogno personale,
bisogno legato alla mia crescita, ho iniziato a sentire che in un libro, e in particolare in una biblioteca che mi offriva tante voci, tanti libri, più di quelli che potevo trovare a casa mia, potevo trovare un conforto, potevo trovare qualcosa che curava, nel senso di medico, nel senso di guarire, ma qualcosa che si prendeva cura della mia psiche, della mia persona, di un bisogno che in quel momento sentivo. Da quella volta lì, che ripeto, non ero giovanissimo, ad oggi sono passati un po' di anni, e l'abitudine di girare per uno scaffale, lo posso fare anche in una libreria, solo che in una libreria poi compro il libro e quindi la mia scelta del libro è condizionata anche da un fattore economico, dal prezzo. Qui invece sono assolutamente libero, ho migliaia di testi dai quali posso lasciarmi ispirare. Quindi sulla base di questo bisogno sento che ho bisogno di qualcosa da, su cui riflettere, di un messaggio, inizio una carrellata senza farmi condizionare da categorie, da preconcetti, inizio semplicemente una carrellata e sapete cosa succede? Cammino, può succedere come può non succedere, ma quando succede è bellissimo, trovi il libro che ti sceglie, cioè trovi il titolo che ti colpisce in particolare, una copertina, una parola di un titolo, anche solo una parola nell'ambito di un libro, che sembra significativa in quel momento per te. Allora tu prendi quel libro e potrebbe succedere, non è scontato, ma potrebbe succedere che quello di cui avevi bisogno, quel bisogno conoscitivo che avevi, lo soddisfi leggendo quel libro. Quel libro in qualche maniera ti ha scelto. Capisco che magari questa esperienza è un po' rara, rarefatta e particolare. E non ci credete? Non è vero che succede così? La biblioteca vi aspetta per vivere questa esperienza, per vedere se anche con voi potrebbe funzionare a questa maniera, questo gioco magico dell'essere scelto da un libro sulla base del proprio bisogno comunicativo. Allora, abbiamo iniziato questo incontro parlando di biblioteca come spazio di accoglienza, diciamo, come spazio di... di accoglienza, ed è uno spazio che ovviamente, parliamo della biblioteca, fondato e formato al 90% da libri, al 90% perché poi al 10% c'è anche dell'altro, come ad esempio questo pupazzo e tutti questi altri. Ah, vedete, ci viene in biblioteca per salutare, è vero? Ah, è vero. Buonasera, come sta? Tutto bene? Tutto molto bene, perché voi, vero? Vedete, vi aspetto, vi assicuro, una leccatina alla coscia e basta. Fantastico, sei bravissimo Daniele, davvero. Questo è solo però uno dei vari pupazzi che abbiamo. Lo metto a dormire un attimo. Sì. Guarda, abbiamo anche la famiglia dei porcellini. Sono le valigie di un progetto Favola Vana. Pensa addirittura che possono finire nelle case di chiunque. È un modo per portare l'arte e la cultura, ma per fare anche delle attività in casa. Sono teatrini che hanno due valigie, si portano a casa teatro e burattini insieme e si può fare questa cosa meravigliosa in casa. Ma questi sono realizzati da dei volontari, però? Sì, è il progetto Favola Va, che collabora con noi per poter dare gratuitamente a casa. Funziona come se prestare un libro. Sì. Un'altra occasione per poter venire a prenderle, per poter portare fuori a casa questi teatri. Questa è un'altra occasione per voi genitori per arricchire la lettura del libro con i vostri bambini. Dentro ci sono bambini, intendo che anche se non proprio bambini, anche di un'età, siamo tutti bambini. Si inventa tuttissimo. Guarda che questa cosa siamo si può bambini fare anche noi nella nostra età. Questi sono, che hai visto qua, esposti, sono teatri d'autore, sono fatti da grandi, sì, vero? Sì. Quindi la possibilità di giocare, inventare, dentro ci sono sempre i testi, c'è tutto il copione per fare, per chi vuole, ha bisogno di un supporto. Poi le storie si possono inventare. Perfetto. Detto, partendo da tre porcellini, puoi giocare al quarto porcellino, puoi giocare al porcellino che sparisce, cioè poi al limite diventa proprio anche questo. Poi non c'è limite alla fantasia, cioè queste valigie, no, di teatrini che voi
potete prestare a chi viene a chi frequenta la biblioteca, possono veramente far scaturire un'immaginazione che neanche magari io come genitore pensavo di avere nei riguardi di... Guarda, noi abbiamo visto i bambini in difficoltà a venire qua, abbiamo, quest'anno la visita più bella è un bambino che aveva qualche problema, tutto quanto, a un certo punto mentre i suoi compagni facevano l'attività, ha preso proprio il lupo, è venuto lì, dobbiamo essere incuriositi, ha indossato il lupo e la cosa meravigliosa che ha fatto non è stato lì solo guardare, ha preso e è andato dai suoi compagni a fare vedere il lupo. Era diventato lui stesso il personaggio e quindi era proprio stato tanto bello. E se non è importante questo perché si permette a un bambino, in questo caso a un adolescente, a chiunque di noi, di fare una cosa preziosa, uscire, anche se per poco, dai propri panni. Questo è importante perché a volte stare sempre soltanto nei propri panni è un po' limitante. E limita che cosa? La fantasia, l'immaginazione. Qui avete carburante per la fantasia, per l'immaginazione e ripeto, lo potete esercitare questa fantasia e immaginazione qui, in questo spazio, ripeto, di magia, ma come vi ha detto anche Daniele, il libro, uno o più libri, potete prenderli in prestito come anche le valigie dei teatrini. Insomma, si parte per il viaggio. Si parte per il viaggio, sempre per tornare al modo in cui abbiamo aperto il nostro incontro, l'idea del vascello, Emilio Salgari e l'avventura. Siamo in questo nuovo spazio che è la Promoteca. Protomoteca. Chiedo scusa, dove ci è venuto a trovare anche Mattia, che è di voi conosceranno. Questa sala ha una storia bellissima, una storia molto ricca. Sinceramente non ho mai visto la Promoteca, non era la prima volta che vengo. Te lo dico, ti dico, è l'occasione perfetta. Questa sala, raccontami un po' di che funzioni ha e ci dice anche la sala, giusto? Ci dice questa sala, che è la sala dello stampo della Protomoteca, questa cosa, è stata portata qua alla Biblioteca Civica, è stata collocata prima in Piazza Grande e sono state qua sia per ripararle, ma sia perché questo è il luogo della cultura, la memoria della città. È più di 200 anni, 220 anni che esiste questo spazio, quindi biblioteca pubblica, e qui sono state portate le statue che fino a 800 di personaggi famosi della città, famosi per che hanno governato la città, ma soprattutto per sapienze, conoscenze, sono solo due donne purtroppo, quindi come sai in Italia, la Carlotta, se può, ci piace farla vedere, Carlotta, il Leone e la Isotta. Ma sono poche le mette più in vista adesso, ma ci abbiamo chiesto anche io, tutti gli appunti. Tanto solo per dire che un posto simbolico di passaggio della vecchia entrata della biblioteca che si entrava nel mondo del sapere della città, nel mondo del gusto della città. Poi Mattia ti faccio vedere lo spazio, il primo spazio di 200 anni fa, dove mai tutti i posti di tutti questi anni comunque. Sono molto curioso. Andiamo a vedere adesso. Allora Daniele, dove siamo qui adesso? Mattia, adesso devi prepararti bene perché è un salto nella storia. Pensa che qua tu entrerai adesso nello spazio, nella prima biblioteca pubblica della città di Verona. È un salto temporale, 220 anni da quando l'hanno aperta. Sei pronto? È un'esperienza? No, preparati. Ti lascio andare da solo perché te la devi guardare prima di entrare da solo e guardartela e respirartela. Allora, grazie Daniele, è stato molto molto interessante questa visita e devo dire, non ci sono mai stato, ma invito anche tutti a venire alla Biblioteca di Verona perché è uno spazio straordinario che devo ancora finire di vederlo anch'io, ci tornerò comunque. Quello lo riserviamo per la scoperta personale. Io ci verrò sicuramente, invito anche voi a venire.